Un mese di seminari culminati con un ultimo incontro a Rende dedicato alle nuove strategie di cura della sclerosi multipla. Si va dalla medicina convenzionale a quella che invece non lo è. Nel lavoro dell'associazione Liberi nella sclerosi multipla, diversi gli esperti che hanno fornito il loro contributo con un obiettivo comune: trovare le cause, quindi la cura della sclerosi multipla. Oggi per la prima volta siamo felici che allo stesso tavolo comunque siano presenti i membri di questa di quelli che praticamente hanno portato queste novità nel trattamento della sclerosi multipla. Infatti abbiamo invitato la dottoressa Borriello, che è un neurologo del Centro Sclerosi Multipla del Sant'Andrea di Roma, che ci racconterà quelli che sono i nuovi farmaci in arrivo e quelli che oggi si stanno utilizzando per intervenire su quello che è il decorso della malattia. Abbiamo invitato il dottor Paolo Giordo, che si occupa, è un esperto di medicina non convenzionale per il trattamento delle malattie neurologiche e autoimmuni, grazie a un protocollo che stiamo seguendo da più di un anno e mezzo e grazie alla nostra associazione è partita una raccolta dati e oggi verranno presentati i primi dati. E poi abbiamo invitato il professore Morelli, Alessandro Morelli dell'Università di Genova, che ha portato avanti degli studi molto interessanti sul ruolo energetico della mielina. Proprio questo vivace pullulare di studi ci rende molto fiduciosi che a breve possa essere trovata la causa della sclerosi multipla e quindi una cura definitiva.